e per chi non avesse visto il video precedente, Ari, buongiorno. Allora, adesso andiamo a recensire sempre le maschere di make up puntiti, la seconda parte, sperando che basti una seconda parte per non fare video eterni. Comunque, ho preso la bellezza di 3 altre 6, no, 10 maschere dell'esfolio e adesso ve le vado a mostrare. Allora, questa qua c'è scritto maschera dell'uccellino. Aspettate. Formula concentrata ed è una maschera revitalizzante a base di alcol. Ok. A base di qualcosa. Rivitalizzante e rassodante. Vabbè, è fatta così. C'è il mare, l'uccellino. Poi ne ho presa un'altra a base di bava di lumachina. Questa qua ci dice elasticizzante e rassodante, speriamo di tirar su un po' le pelle morti, soprattutto adesso che il mio occhio a lungo andare sta iniziando a chiudersi, forse anche la coerenza di prendere le pastiglie, ma dettagli. Poi c'è sempre questa all'aloe, questa qua, cosa vuol dire shotting? Non lo so, vabbè, sicuramente rassodante, shotting è una parola che in inglese, shooting, non so, mi manca comunque. Proveremo, proveremo. Hanno tutte 23 ml. Poi abbiamo di nuovo questa, le perle. Questa è, c'è un appiccicato l'etichetta in polacco sopra. Adesso mo vai a sapere a cosa serve. Pane e fantasia, vediamo se è scritto da questa parte. No, io ve l'avrei tanto voluto dire, ma sti deficienti, mi hanno attaccato l'etichetta in polacco. Cioè, tu spedisci. Scusate, adesso mi spacco un dente. Tu spedisci in Italia? Adesso la buco così la faccio già stasera. Niente, non riesco a farvelo vedere. Moisture Skin. Questa le perle a fantasia. Guarderò poi sul sito e al massimo quando farò la prova, quando vi farò prodotti finiti, vi saprò dire a che cacchio serviva. Allora, poi ne ho presa una al propoli. Anche qua mi hanno appiccicato sopra l'etichetta, maledetti. Ah, però l'ha messa su dove è scritto in cinese, quindi va bene. Remover, water after cleansing. A che servi? Porcare, propoli, non te lo dice. Una maschera al propoli si farà sicuramente bene. A cosa serve? Non è dato sapere, o molto probabilmente è dato saperlo sapendo il cinese. O il coreano, io coreano, adesso leggo qua sotto coreano, io il coreano non lo so e quindi mi attacco al pif. Stavo leggendo gli ingredienti, qua non vedo scritto alcol e quindi forse per le pelli sensibili potrebbe andare bene. Comunque questa qua è al tè verde. Volevo dirvi a cosa serviva, ma non posso, non c'è scritto. Sì, qua l'hanno scritto in una lingua comprensibile ed è rassodante, tutto preso rassodante. E queste sono. Ah no, ho sbagliato, scusate, mamma mia. Non sono tutte delle sfoglio. Le ho prese anche dalla Le Beige. Queste qua, queste qui, questa al melograno è rassodante. Questa è calmante. Vedi che basta leggere bene. E questa è Porcare. Porcare pulisci i pori, restringi i pori, qualcosa c'entrano i pori comunque. E queste sono della Le Belage. Comunque. Anche questa che è a base di acqua, anche questa. Vabbè, vado nel lavandino, figo la testa. Vabbè. E anche questa rassodante, moisturizing. Poi abbiamo nutriente al ginger rosso. E per finire della Le Belage abbiamo questa qua al cetriolo. Vabbè, sappiamo tutti le proprietà del cetriolo. Poi ho preso queste qua, queste tre qua. Vi devo dire la verità, queste le ho prese solo per lo sfizio del packaging. Mi piacevano queste mascherine, come si chiama, il teschio messicano. Sono della Dr. Mola Sweet Masquerade e una è Purple Fruits. E non serve una fava, tutto scritto in acqua, glicerina. Qua è tutto scritto in polacco. Mo sono le canne.
vabbè, non so, posso dirvi a cosa serve, che è scritto in polacco, dovevo andare a prendere il telefono, non ci ho pensato, ma sarebbe venuto un video. Comunque, quella è la frutta, questa, no, quella è i frutti viola, questa è al cocco, coconut, come cacchio si dice, anche questa è 15-20 minuti, io fino alla morte, e questa è ai frutti verdi. Adesso voi non della fotocamera sembra azzurro, ma vi posso garantire che questo è fighissimo perché è Tiffany. Comunque, quelle sono cacca. Non si dice, non sta bene. Poi ho preso delle maschere ad peep perché non sono tutte della stessa marca. Allora, ne ho presa un'altra della Beauty Green al tè verde e questa è antiossidante. Adesso non mi chiedete di mettervi tutti i link sotto nell'info box perché ecco, è più lavoro da segretaria. Poi ho preso questa che deve essere al burro di karité e della Fruidia. Vabbè, nutriente della Fruidia. Io l'italiano proprio parenti stretti. Poi ho preso della Conny, qua c'è scritto Conny. Ai peptidi e a cosa serve? 95%, non si vede una fava, c'ho il dito sopra io, ma non si vede, naturale. E questa serve a maschera, aspettate che c'è scritto in inglese, which moisturize and da radiosità. Poi ho preso questa qua della chi lo sa, perché la marca Allicis, e questa serve a, adesso lo dico, anti-aging e rassodante. Ma perché deve guardare la mia faccia? Guarda qua. Poi abbiamo quasi finito, ne mancano tre. Se qualcuno si fosse rotto le BBB, può sempre. Questa è della Farm Stay Vivacity Nutrition al lime. Quello che c'è sopra qua è un lime, quindi deve essere lime. E queste due. Ma questo cos'è? Molto kawaii. Allora, questa all'uovo. Una volta le donne usavano una maschera nutriente. Ah, anche questa queste due sono delle sfoglie, non l'avevo visto, vedi? Che orba che sono. Nutriente e rassodante, ma anche le nonne una volta ti facevano usare l'uovo come maschera, quindi. E questa invece è sempre alla bava di lumaca. È rassodante e nutriente anche questa. E niente, io spero di esservi stata utile. Premetto che non sono pagata per mostrarvi sta roba. Ho tirato fuori gli sghei, sono miei, non sponsorizzo proprio una fava di niente. Provo per mio gusto personale e vi dico la mia opinione, schietta e sincera. Quando vi faccio video sui prodotti finiti, poi andrete a scoprire cosa ne penso di queste maschere. Ma come ho fatto per i Water Drop, che secondo me il gioco non vale la candela, vi direi anche se queste maschere. Per me sono valide oppure no, un po' come le Acti Mask che avevo trovato al Lidl, che secondo me sono soldi buttati. E niente, spero di esservi stata utile. Io non sponsorizzo una fava di nessuno, questo ci tengo a precisarlo. Mi pago tutto, nessuno mi ha regalato niente. E quindi, tutto qua, buona giornata, un bacione, ciao!